Si è tenuto giovedì 29 novembre nell'auditorium della città metropolitana di Torino il seminario Studenti protagonisti in alternanza nell'area metropolitana di Torino, che rientra nel programma del terzo Festival dell'Educazione organizzato a Torino dal 29 novembre al 2 dicembre. I lavori, coordinati dalla consigliera metropolitana delegata all'istruzione e al sistema educativo Barbara Azzarà, sono stati introdotti dal sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano. La presentazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, a cura degli studenti di alcune scuole della città metropolitana di Torino, è stata l'occasione per approfondimenti e riflessioni. Due delle quattro esperienze didattiche di alternanza presentate durante il seminario contemplavano la città metropolitana di Torino come partner. Il progetto Software Libero in Città Metropolitana di Torino, dell'Istituto Peano di Torino, e il progetto legato al contratto del Lago di Avigliana, dell'Istituto Galilei di Avigliana. Il nostro progetto si è basato principalmente su far risparmiare i soldi alla Città Metropolitana di Torino, circa 500.000 euro, per, usando questo software libero, chiamato LibreOffice, accostandolo al Microsoft che conosciamo tutti. Questo LibreOffice usa pacchetti gratuiti all'utilizzo di tutti i dipendenti che usufruiranno di questo pacchetto. Un anno e mezzo fa ormai la città metropolitana di Torino ha deciso di compiere questa grande avventura, quindi avvicinarsi al mondo delle scuole e accogliere questa sfida. Abbiamo adesso più di 300 ragazzi in alternanza nei vari settori della città metropolitana, perché devo dire che tutti hanno accolto in modo positivo questa esperienza, ed è una crescita anche per gli uffici, una crescita per tutti. E proprio la positività e il rapporto con i giovani fanno crescere anche l'ente. Noi oltretutto cerchiamo di lavorare anche con i comuni della città metropolitana, e quindi il nostro ruolo di guida, di ente, di area vasta si intende anche proprio in questo caso, quindi esperienze anche svolte con altri comuni o altri enti partner, come per esempio la SA, abbiamo visto, con percorsi di alternanza in collaborazione anche con loro. Oggi è stata una bellissima giornata per me, ho avuto modo di confrontarmi ancora una volta con gli studenti, con le istituzioni scolastiche, con i percorsi che hanno effettuato di alternanza e con lo sviluppo delle competenze trasversali, come dicevamo adesso in chiusura. E l'alternanza scuola-lavoro, quella di qualità, rimarrà e verrà sostenuta da questo governo. Abbiamo solo ridotto il numero minimo delle ore e conseguentemente anche gli stanziamenti previsti dalla legge 107, ma interverremo a finanziare i percorsi di quantità e qualità con finanziamenti appositi a valere sui fondi PON, FSE, formazione sociale. Quindi l'alternanza di qualità continuerà ad esistere, ma puntiamo nella riscrittura delle linee guida con percorsi che possano sviluppare i talenti degli alunni e fornire loro un accrescimento delle cosiddette soft skills. Gli altri progetti presentati al pubblico sono Droni e Ambiente del Majorana di Grugliasco e Made in Erasmo, biscotti e cioccolatini dell'Erasmo da Rotterdam di Nichelino.